Nel cuore della stazione Toledo della metropolitana di Napoli, da oggi è installato un telescopio in grado di captare e trasformare in luce le particelle invisibili del nostro universo. Uno strumento suggestivo realizzato dai laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e posizionato ad oltre 40 metri di profondità per rivelare i raggi cosmici che, anche se non percepiti dall'uomo, ci attraversano continuamente anche sottoterra. Questi LED che si accendono sono tracce, sono particelle. Se voi estrapolate la direzione, praticamente arriverete, andando sempre su, al punto d'impatto dello sciame. E quindi, diciamo, noi vediamo ovviamente solo quello che è confinato all'interno della struttura, che ha comunque una superficie scarsa di mezzo metro quadrato. Questa radiazione cosmica, che è penetrante, arriva fin giù alla stazione a 50 metri, ed è la radiazione che arriva anche su di noi, sul nostro corpo, solo che è una radiazione invisibile agli occhi. L'iniziativa di divulgazione scientifica promossa dal Comune e dalla Regione è la prima sperimentata in Italia in un luogo pubblico come la metropolitana. Ogni LED acceso sul rivelatore indica il passaggio di una particella, mentre l'insieme dei punti illuminati ne fornisce la traiettoria e quindi la direzione di provenienza. È straordinario, appunto, che nella nostra metropolitana, che è stata premiata come la più bella d'Europa, insieme a una cultura storica che mette insieme archeologia con arte contemporanea, ci sia un rilevatore di raggi cosmici, quindi fisica nucleare, futuro, ricerca, proiezione verso l'universo e nella ricerca della nostra identità. Ed è molto bello che questo accada nella città di Napoli. Un progetto che deve incuriosire chiunque passi e vede queste lucette. Capisce che ci sono dei raggi che passano attraverso metri e metri, arrivano e si chiede: ma a che servono? Vanno bene, vanno male, come si trovano? E questo spinge, io mi auguro, specialmente i ragazzi, a scegliere lo studio delle materie scientifiche. Installato dai fisici della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i tecnici dell'ANM, l'occhio elettronico del rivelatore fornisce informazioni preziose sull'evoluzione e la composizione dell'universo. Fino al 1 giugno, in occasione del Maggio dei Monumenti, nelle stazioni dell'arte della metropolitana sono previste visite guidate nelle giornate di sabato e domenica.